saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un libro appena uscito, pubblicato da Campano Edizioni, che io de devo consigliare per forza a tutti, perché, vabbè, vi dico il titolo che facciamo prima, si intitola Da zero a mille, o della memoria dannata di Pisa. E poi con l'autore che è Sergio Costanzo scopriremo perché è dannata. Quindi io, come mia abitudine, non rubo altro tempo all'amico Sergio, al quale lascio subito la parola. Prego, Sergio, a te. Allora, saluto tutti e ringrazio di questa opportunità l'amico Maurizio e Italia Medievale. A ruota libera, così cerco di far capire qual è stata la genesi di questo libro e il perché di questo titolo che ha un significato molto, insomma, pregnante. Questa mia pubblicazione arriva dopo un'altra ventina circa di libri editi, lavori fra saggi e romanzi. Io vivo a Pisa, sono un appassionato di storia e in particolare di storia medievale, e quindi è stato naturale tentare di scoprire nel migliore dei modi la storia della mia città, soprattutto una ventina di anni fa, anche scoprire le ragioni di alcune dinamiche civiche. Che insomma, ad un occhio attento un po' stridevano e stridono tuttora, perché poi non è cambiato niente. A Pisa si respira sempre un permanente odio, una brutta parola, lo so, però insomma, chiamiamola con un termine migliore, un'idiosincrasia verso tutto ciò che è Firenze e la fiorentinità. Ora, di solito queste cose vengono fatte così, si ascrivono a rapporti calcistici, tifoserie, campanilismi. Io non mi accontentai all'inizio dei miei studi di questa versione, tentai di capire pian piano, andando avanti con gli studi, dove stesse il punto di rottura e frattura fra quella che era considerata una delle quattro antiche repubbliche marinare e la città che poi in quell'epoca era ancora sonnacchiosa e ebbe il suo massimo splendore nel periodo rinascimentale. Così, insomma, in diciamo 20, ma anche più quasi 30 anni di studi, di ricerche e di documentazioni, si arriva a comprendere, ormai abbastanza serenamente, ma non crediate che 20 anni fa le pubblicazioni fossero così diffuse su questo tema, si arriva a comprendere che vabbè, la sorte di Pisa, per la sua tanta gloria, fu segnata appunto da questa potenza perché attirò l'invidia, l'ira, come dire, la sete e la fame di potenza da parte di Firenze, che all'indomani di una delle battaglie, diciamo, peggiori per Pisa, insomma, una cocente sconfitta che è quella della Meloria, il 6 agosto del 1284, segnò, insomma, questa sconfitta un po' il punto di rottura fra l'antica gloria e l'inizio di una sorta di decadenza. Questo è quello che si legge, nei libri di scuola, nei manuali. Alla fine, alla Repubblica di Pisa vengono, assegnate quattro righe. Perché c'è questa favoletta, no? Le quattro repubbliche marinare, Pisa si mangia Amalfi, Genova si mangia Pisa, Venezia in qualche modo non riuscì mai a battere e poi fondamentalmente non ebbe mai scontri diretti con Genova, però Venezia con tutto l'Oriente e i commerci che ebbe, di certo ebbe una vita più lunga come Repubblica Marinara. Beh, questa è di fatto una favoletta. Punto primo, Pisa e Amalfi non hanno mai combattuto contro. Lo scontro che ci fu in Amalfi fu fra cugini e Pisa si schierò con uno dei cugini nella lotta per il potere, tentando di liberare Amalfi dal Normanno Ruggero. Per cui c'è anche una grande, come dire, mistificazione storica. Ma soprattutto andando avanti, nello scontro per il predominio dei mari fra Pisa e Genova, si arriva appunto a questa data, il 6 agosto del 1284,
che è, come dire, un punto di svolta. Perché un punto di svolta? Perché in effetti Pisa prese una grande batosta. Ci furono 30.000 prigionieri deportati e che poi morirono in carcere a Genova, tra cui ne cito uno solo, assai famoso, Rustichello da Pisa, che scrisse in prigionia insieme a Marco Polo il famoso Milione, no? Quindi ci sono anche note, come dire, di curiosità, volendo, ma non c'era WhatsApp all'epoca, non c'erano le comunicazioni veloci, ma Alessandro Barbero ha trovato e certificato nel suo studio, pubblicato poi col titolo Dante, uscito un paio d'anni fa, un documento dell'8 agosto del 1284, dove i sindaci di Firenze, si parla di sindaci perché ogni associazione, quelle delle arti, quelle delle corporazioni militari e quant'altro, avevano come espressione apicale un sindaco, per cui c'è riunione dei 100 sindaci che governano Firenze, questa parola sindaco oggi la interpretiamo in un altro modo, e viene firmato un documento. Quindi l'8 agosto, il 6 agosto c'è una sconfitta, la voce arriva a Firenze, l'8 agosto del 1284 Firenze firma questo documento che esiste, è ancora vedibile, percepibile in archivio e si intitola Della rovina di Pisa. Quindi non si tratta di un documento che dice conquistiamo Pisa e ci appropriamo dei suoi commerci e prendiamo il suo posto in un'ottica di dominio del Mediterraneo. Firenze e il mare non hanno mai, mai, mai avuto niente a che vedere. Questo proposito della rovina di Pisa è dettato un po' come Roma fece con Cartagine dal desiderio di eliminare un concorrente in termini di gestione economica e di potere ed eliderlo dal panorama della storia. Non successe niente per altri 150 anni, anzi Pisa assediò anche Firenze quando scese Arrigo VII, insomma ci sono state varie vicissitudini. Ciò non toglie però che nel 1406, pagando 50.000 fiorini traditori pisani che aprirono le porte di notte, il 9 ottobre del 1406, i soldati tedeschi e svizzeri al soldo di Firenze riuscirono a entrare in Pisa e lì praticamente è la vera fine. Ma cosa succede? Che Firenze, il 9 di ottobre succede questa cosa, il 10 ottobre la mattina. Firenze chiaramente instaura una nuova, chiamiamola legge, no? Cioè un nuovo padrone, nuovi comandamenti. Firenze emana il primo editto e l'editto è il divieto di approdo. Quindi una repubblica marinara che da 5.000 anni nelle varie forme, nei vari passaggi diciamo, dei popoli, no? Quindi dai Foceni ai Greci, i Lidi, gli Etruschi, poi Roma e poi insomma una sorta di autonomia dal VI secolo in poi, che ha vissuto di mare, si vede cancellato in un attimo con la firma su un documento che è appunto il divieto di approdo, si vede negare l'impossibilità di far attraccare, far partire navi anche in momenti di tempesta, quindi nemmeno il diritto d'asilo Firenze concede. Per cui tutta quella che era stata la vita navale commerciale di Pisa si spenge in un secondo e si azzera ogni possibilità di commercio e di economia. Non solo, una città di 55.000 abitanti con floridi commercio e molte, chiamiamole colonie, non dimentichiamo che Pisa deteneva la metà di Palermo, la metà di Catania. Deteneva nel senso che per privilegio imperiale gli era stata consegnata dai vari imperatori nel tempo o dai vari re in Terra Santa, San Giovanni d'Acri, Jaffa e tantissime altre città avevano il quartiere Pisano dove vigevano le leggi di Pisa. Bene, in un attimo tutto questo scompare. Vengono deportati, imprigionati i pisani oppure sono costretti a fuggire e fuggono chiaramente nelle terre amiche.
E la città viene rasa al suolo, completamente distrutta e si trasforma in un campo di concentramento, né più né meno, per circa 3.000 persone, che sono poi quelle dei ceti più umili che servivano per la panificazione, chi faceva le selle, i ferri di cavallo, insomma, Pisa muore. Non è soltanto una sconfitta militare e politica. Firenze mette in atto la distruzione di tutti i documenti e di tutti gli archivi storici. E quindi Pisa va incontro a una damnatio memoriae, e per questo il libro si intitola Da zero a mille o della memoria dannata, per cui quello che succede oggi a noi pisani, ed è per questo che ho voluto fortemente, con 5 anni di ricerche, scrivere questo documento. Quello che succede a noi oggi è quello di non conoscere la nostra storia. Io faccio tantissime lezioni nelle scuole, dalle elementari all'università. Insegno da 10 anni all'università degli anziani, una volta si diceva degli adulti, a Pisa si chiama Publidea, è l'università degli adulti. Io pongo sempre le stesse domande. Ditemi un motivo per cui essere orgogliosi della nostra storia antica. Ditemi 10 motivi e cerco di incasellarli, ma non si arriva a due, nessuno sa niente. Cioè, si dice che Pisa fu una grande repubblica marinara, nessuno è in grado di citare un episodio, una vittoria, una battaglia, un'alleanza, i motivi per cui quasi Pisa si sostituì nel Medioevo al ruolo che ebbe Roma durante l'impero e tentò di ricostruire, almeno a livello commerciale, rapporti con tutte quelle terre, ma è veramente stata azzerata la memoria. Quindi, da zero a mille, mi perdonerete questo prologo un po' lungo, no? Ma per introdurre, perché non è scontato che si sappia la storia di Pisa e chi pensa di saperla in realtà ne conosce semplicemente la micropunta di un iceberg che è ancora sommerso. Da zero a mille è il tentativo tentativo che spero qualcuno raccolga anche e ampli e nasca una discussione, un dibattito. Appunto, è il tentativo di descrivere Pisa dalla fondazione, quindi dall'anno zero all'anno mille, cioè al momento in cui, diciamo, inizia. Per la storia conosciuta, per le cose sentite dire, la tradizione storica di Pisa, perché è vero che Firenze cancellò tutti gli archivi, però, che ne so, gli archivi dei nemici, per esempio, no? Degli arabi come degli spagnoli, dei popoli che vivevano alle Baleari oppure in Terra Santa, sono rimasti. Però, insomma, comprendete bene che andarsi a vedere un archivio in Palestina sia un'operazione quantomeno improba. E quindi da zero a mille è il tentativo di ricondurre attraverso la teoria dei nessi, cioè la teoria delle cose che si legano le une alle altre, quella che è stata Pisa nei millenni precedenti a quella che poi è. Come dire, la fase della Repubblica Marinara. Il libro si intitola appunto Da zero a mille. In realtà io poi arrivo a descrivere operazioni militari, rapporti commerciali anche oltre il mille, perché non dimentichiamo il 1099, anno della conquista di Gerusalemme, e Pisa dette ovviamente un contributo fondamentale per questa operazione. E poi c'è la grande epopea delle Baleari, quindi 1113-1115, quindi si va un po' oltre il 1000, ma questi due grandi momenti di guerra, di storia, di belligeranza e di politica, mi sono serviti per arrivare a, come dire, tracciare l'apice di questa curva di crescita, no? I momenti più alti e gloriosi, che poi durano 3 secoli, è vero, però diciamo che tutta la costruzione, le fondamenta della gloria di Pisa si sostanziano fino al 1100. Quindi questo tentativo di riscrivere la storia, come, dove, e qui è partita la caccia al tesoro, cioè chi ha documenti o chi scrisse di Pisa nell'epoca antica.
Fortunatamente esistono, come dire, dei documenti definiti e definibili insospettabili, no? Faccio un esempio banale. Il Debello Gildonico, cioè tutti conoscono il Debello Gallico, no? Perché Cesare conquistò i Galli, fu stilata la cronaca e anche a posteriori revisionata, insomma, di quell'operazione, e tant'è. Il Debello Gildonico non lo conosce nessuno, però quando morì nel 390 l'imperatore Teodosio, divise l'impero romano definitivamente dopo tutte le diatribe, dei triumviri, Costantino, le varie, insomma, divise definitivamente l'impero romano in due, affidando al figlio Arcadio Costantinopoli la parte est e al figlio Onorio la parte occidentale con capitale Roma. Questa è storia, punto. È un po' come oggi che si parla della crisi del grano per colpa della guerra in Ucraina, no? E purtroppo probabilmente avremo una crisi del grano. In quel tempo, in quei giorni, ci fu la crisi del grano, perché leviamoci dalla testa che l'Italia fosse, vabbè, lo sappiamo, politicamente unita. L'impero romano era di fatto una grande rete di corporazione e di unità territoriale, ma politicamente il frazionamento era incredibile. Ci hanno insegnato che c'era questa grande mappa rossa, no? Che abbiamo tutti negli occhi, lì, con tutto il Mediterraneo, azzurro, con tutti questi colori, uniformi intorno. In realtà non è stato e non è mai stato così. Quindi, non essendoci un'unità politica e un'unità anche di economia, togliamoci dalla testa che l'Italia fosse autosufficiente per quanto riguarda l'approvvigionamento, per esempio, dei grani, così come si scrive, e dei foraggi per le bestie. Si comprava in grande parte dall'Africa, ma si comprava da tempo immemore, cioè, in fondo, Annibale e Cartagine non è che fecero la guerra perché Roma diventava potente, erano questioni di economia di larghissima scala. Bene, il procuratore delle province africane, Gildone di Mauritania, che fino a quel momento era il collettore del grano e lo vendeva a Roma, nel momento in cui ci fu la divisione fra Sacro Romano Impero, del Romano Impero, scusate, fra Oriente ed Occidente, arbitrariamente fu inserito come fornitore ufficiale dei grani per Roma. Il problema è che Costantinopoli era comunque già più ricca e decise di pagare di più ogni quintale di grano. Quindi Gildone di Mauritania, senza neanche scrivere, niente, cominciò a vendere il grano a Oriente e tutta la parte occidentale ne fu affamata. Allora, il Debello Gildonico è la cronaca di tutta l'operazione, prima commerciale, cioè dove andare a trovare il grano se Gildone non ce lo dà, e poi militare, cioè andiamo in Africa e facciamo fuori Gildone perché a questo punto ha rotto le scatole. E in tutta questa cronaca, che è stata scritta da Claudio Claudiano, si narra appunto di come Roma chiese cortesemente a Pisa di iniziare a far viaggi in Spagna, soprattutto, e anche nei territori nordafricani, per accaparrarsi un po' di grano per nutrire l'impero. Quindi, 390, Roma chiede, non ordina. Pisa era, dopo ci arriviamo, comunque indipendente. Era una colonia dedotta, non era territorio ascrivibile direttamente alla politica di Roma. Non solo, il generale Stilicone, che affianca un giovanissimo imperatore Onorio e gli darà anche una figlia sposa per accrescere il suo potere, arriva a Pisa appunto con questo giovane imperatore e commissiona ai pisani di armare una flotta per far salire legioni provenienti da Roma e andare in Africa. Quindi il Debello Gildonico andarono, videro anche loro e vinsero, tornarono. Il Debello Gildonico è uno degli esempi di un'opera che apparentemente non avrebbe niente a che vedere con Pisa, ma che nelle pieghe della descrizione
dà un'idea della città che aveva una potenza navale sicuramente, economico-militare di certo e anche politica, perché nelle pieghe di queste descrizioni del De Bello Gildonico si percepisce che è un come dire, emissario dell'imperatore, poi addirittura il reggente dell'imperatore, ovvero Stilicone, e poi l'imperatore stesso, a venire a chiedere a chi governa Pisa, che in definitiva era un quadrumvirato elettivo, di poter, come dire, stilare un documento approvando la politica imperiale. Questo fatto, descrivo questo, ma ce ne sono tantissimi nell'excursus, del libro, questo fatto, quindi pone Pisa e Roma in un rapporto che è completamente diverso da quello narrato dalla storia. Cioè, Pisa, ripeto, non fu mai romana tout court, ebbe un governo sempre indipendente e soprattutto dà a Pisa, ripeto, siamo nel 390, un ruolo fondamentale nei traffici e nei commerci. Ho preso questa data del 390, potrei andare avanti e indietro nei millenni della storia. Dico solo che il primo documento che parla di Pisa in termini di città strutturata capace di porre in mare navi è Licofrone, è uno storico geografo greco del VI secolo a.C. e è l'autore dell'Alessandra. L'Alessandra noi in realtà la conosciamo come la Cassandra, Cioè Cassandra è la donna che fa profezie. Ora mi viene in mente anche Cassandra Crossing, un film degli anni 70, insomma, dove ci sono cose profetizzate. Allora, Licofrone, da storico, aveva una grande conoscenza di ciò che era successo nell'antichità, e si inventa di scrivere un libro, una storia, dove fa profetizzare a questa Alessandra, meglio conosciuta come Cassandra, ciò che sarebbe successo alla guerra di Troia. Quindi, noi conosciamo la guerra di Troia per l'Eneide, l'Odissea, l'Iliade, insomma, ci sono quelle cose classiche. Ma l'Alessandra è un lavoro postumo, quindi Licofrone sapeva già tutto di quello che era successo, ma lo retrodata come scrittura ante guerra di Troia, facendo fare a questa protagonista la parte della profetessa. E che si scopre leggendo l'Alessandra? Che si parla dei progenitori degli ateniesi e degli spartani che andavano per mare, perché prima di costruire un quadro storico, costruisce una quinta teatrale, una scena nella quale poi si muoveranno. Quindi praticamente 2 secoli prima della guerra di Troia, che è databile grosso modo intorno al 1200 avanti Cristo, noi abbiamo già dei naviganti che si muovono dalla Lidia e dal Peloponneso e vanno a Pisa, o conquistano Pisa o lottano contro Pisa. Quindi anche in termini di datazione della fondazione bisogna cominciare a scalare e a scendere e arrivare poi a chi ne parlò in modo compiuto, ovvero Plinio, Catone, e tantissimi altri autori classici che riprendendo un po' dalle leggende, un po' da ciò che era stato scritto, collocano la fondazione di Pisa intorno al 2500 a.C., molto molto più indietro di quanto no, non si possa supporre. E soprattutto di Pisa narrano quelli che erano gli ordinamenti. Ne esce un quadro da tutta questa operazione. Ora non voglio tediare con aneddoti, documenti, ma ne esce un quadro per il quale questa città, che sorse in un punto, oggi chi viene a Pisa non lo percepisce, ma in realtà Pisa o Pise al plurale era stata fondata come un sistema di terre emerse a prodi in acqua, come e alla stregua di quello che poi farà Venezia molto dopo, cioè in una zona dove confluivano l'Arno e l'Auser, ovvero il vecchio nome del Serchio, che formavano un dedalo di canali e tra questi canali sorgevano appunto delle isole. Questo sistema di canali e la cinta dei Monti Pisani indietro
formava praticamente un punto inattaccabile in nessun modo se non dal mare. Ecco che il territorio di conquista, il territorio di possesso di Pisa è sempre stato il mare, e dal mare probabilmente i fondatori sono arrivati 3.500 anni fa. Cosa succede quindi? Che Pisa è così forte, così sicura, che passa attraverso tutte le fasi della storia indenne. Pisa fu una città potentissima e Enea, quando arrivò in Italia e gli negarono i latini il diritto d'approdo, chiede, e ce lo narra Virgilio, a Pisa una flotta per poter combattere i latini. E c'è, insomma, una descrizione epica, no? Di tutte le forze che arrivano dall'Elba, da Cosa, da Tarquinia. Quindi in ambito etrusco Pisa era potentissima e tutte governava queste città. Ma badate bene, non entrò mai nella dodecapoli etrusca, non faceva parte della dodecapoli etrusca. Pisa visse in epoca etrusca una vita indipendente, attraversò l'epoca romana in modo indipendente, e c'è un episodio significativo che ora abbiamo ancora qualche minuto, vi narro, e arrivò poi in questo modo al VI secolo d.C., quando nella guerra longobardo-bizantina l'imperatore Gregorio Magno si lagna in una sua epistola e scrive all'esarca di Ravenna Smaragdo. Si lagna di questi pisani che dice: non parlano con i Longobardi, non parlano con i Bizantini, non parlano con me. Ho anche mandato un uomo come si deve, ovvero un ambasciatore che sapesse comunque tentare di convincerli, ma non c'è stata ragione. Il 6 giugno del 603 Pisa si estranea dalla lotta longobardo-bizantina papale e va all'attacco della Corsica. Quindi immaginiamo una città-stato che può dire di no ai re Longobardi, all'imperatore romano d'Oriente e al Papa. Tutta questa roba, che io capisco che chi sta ascoltando possa pensare sia frutto di un fanatico, eh? C'è anche la bandiera dietro, eh? L'amore e la passione c'è, che sia, come dire, il frutto della fantasia di un fanatico, comincia a, sul piatto di una bilancia, quella a piatti contrapposti, comincia a diventare pesante, 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 così pesante che la Firenze, e si comprende, negli anni, nei secoli, comincia a detestare, odiare, invidiare, perché altrimenti non si capisce l'acrimonia con la quale 50.000 persone vengano passate a fil di ferro e una città viene rasata al suolo, e la memoria viene dannata. Per cui questa grandezza di Pisa, tutta questa parte di iceberg storico che è ancora totalmente immerso, è enorme, è veramente, come dire, una quota storica che va al di là anche dell'immaginazione. Cito due esempi, poi non voglio andare lungo. Arriviamo all'anno zero. Ci sono anche le vicende legate allo sviluppo del cristianesimo. Non dimenticate, nessuno dimentichi, che Pietro, per fare promozione della sua buona novella, non è che va da qualche altra parte, decide di sbarcare a Pisa, e da Pisa parte la sua opera apostolica. Perché? Perché le cronache romane del tempo la descrivono come la città più bella dell'impero. Quindi politicamente riuscire a fare qualcosa a Pisa è come oggi un architetto che ha un progetto bellissimo e non lo presenta a Forlimpopoli, con tutto il rispetto per Forlimpopoli, va a New York. Quindi anche queste cosette vengono narrate. Ma c'è un episodio che è veramente, come dire, una sorta di spartiacque. Dopo la morte di Cesare, io, perdonatemi, vado avanti e indietro, ma il libro, giuro, è organico e segue una linea del tempo ordinata. Dopo la morte di Cesare, tutte le guerre sociali che ne conseguirono, uccisioni, insomma, un brutto periodo, Ottaviano diventa imperatore. Ottaviano Augusto, Cesare, tutti i titoli si radunano intorno a una persona sola. Ottaviano ha solo una figlia femmina, e questa figlia ha due figli, quindi Ottaviano ha due nipoti, Gaio e Giulio, che
praticamente decide di adottare. Decide di adottarli perché almeno ha due eredi per l'impero. Purtroppo nel 2 d.C. il primo nipote muore di malaria a Marsiglia e nel 4 d.C. Gaio muore combattendo a Tessalonica, mi sembra. Okay? Quindi che succede? Quest'uomo, avanti nell'età, che aveva adottato i nipoti, e che vedeva in loro almeno un principe che potesse poi ereditare tutto l'impero romano, è disperato. Roma proclama un lutto, Roma certifica che il giorno della morte di Gaio diventi il giorno nel quale non si può sposare, non si può mangiare, non si può panificare, un lutto perenne per l'eternità. Ottaviano manda a Pisa ambasciatori. E questa cosa la sappiamo perché gli ambasciatori arrivano a Pisa e c'erano le elezioni, ma i candidati non si trovavano d'accordo. Per cui l'ambasciatore viene a Pisa e chiede al governo di Pisa di poter accettare le disposizioni dell'impero romano in materia di lutto. Non so se comprendete, non è che si fa il lutto per l'impero. A Pisa arriva un messaggero e dice: "Oh, noi facciamo il lutto, voi che fate?" In quel momento non c'era governo perché c'era la fase elettiva, c'è una contio, cioè ovvero una riunione dei decurioni uscenti e del popolo degli anziani, e chiaramente accettano che ci sia come dire, la possibilità di istituire un lutto, costruire un arco di trionfo e un'ara per i sacrifici. E badate bene, perché sappiamo tutto questo? Perché poi, quando ci sono state le elezioni e è subentrato un governo regolare, è stato trovato un documento, ritrovato solo nel 1800, i Decreta Pisana, dove si dice che Pisa è costretta a modificare il proprio calendario per inserire i festeggiamenti, la celebrazione del lutto dei nipoti dell'imperatore. Allora, è diverso dire: "Pisa fu romana", da "Pisa modifica il suo calendario perché fa un piacere all'imperatore". Il registro di questa narrazione è questo, cioè cercare, senza esuberanze, senza voler riscrivere la storia, senza in alcun modo pretendere che, come dire, la mia parola scritta diventi la verità storica, ma a squarciare questo velo che ormai dal 1406 abbiamo, immergersi nella profondità e recuperare tutto ciò che è possibile recuperare, perché altrimenti non si spiega perché tanta potenza è stata poi cancellata, eliminata, perché se no ci sarebbe stato senso da parte di Firenze di, come dire, spaccare, non solo combattere, d'accordo? Gli episodi sono tanti, ta tantissimi, e giusto per darvi un'idea, l'ultimissimo, quando ci furono le famose invasioni barbariche, e chi ama il Medioevo non piace, no? Parlare di barbari, furono altri popoli condizionati da mille fattori ad arrivare in Italia. Odoacre diventò re. Ma vabbè, lasciamo perdere il perché e per come. A un certo momento da Costantinopoli arriva Teodorico, che in teoria doveva riconquistare l'Italia e ridarla all'impero romano d'Oriente. In pratica si mise in proprio, tant'è che uccide Odoacre mentre sono a cena, lo passa a fil di spada e diventa re. Che fa Teodorico, re degli Ostrogoti, definito barbaro, scrive un trattato di politica estera e chiede a Pisa due cose: riaprire la foce dell'Arno, che era stata insabbiata con fascine di legno in modo tale da impedire che dal mare qualche nemico potesse venire in quel periodo di guerra. Quindi Teodorico chiede a Pisa di riaprire la sua vita alla navigazione e di costruire 1.000 dromoni per il trasporto delle biade dall'Africa. 1.000 dromoni, non 4 barche. Se un re chiede a una città di costruire 1.000 navi, è evidente che questa città ha le potenzialità mercantili, cantieristiche per poterle costruire.
Quindi, VI secolo d.C., la potenza di Pisa da un punto di vista dei commerci del mare è enorme, è probabilmente la città più potente del Mediterraneo. Chiudo qua, la storia va avanti e va anche indietro e vi dico solo una nota di curiosità. In realtà tutto questo nasce come mio desiderio, poi fatto proprio da un attore vero che si chiama Paolo Giommarelli, che sicuramente sia pure in soap opera, film magari minori, però è un attore reale che lavora anche a Cinecittà, insomma, in moltissime produzioni, anche Rai, anche all'estero. E la nostra voglia è stata quella di raccontarla questa storia in modo più organico di quanto io non abbia fatto ora. Per cui Da Zero a Mille in realtà nasce come pièce teatrale, è stata scritta come atto unico teatrale. E è stata messa in scena una decina di volte in vari teatri. E poi è arrivato il Covid. Si è bloccata la produzione e nei 2 anni di Covid ho meditato che meritasse comunque di farsi conoscere. Per cui il libro nasce in seconda battuta dalla rielaborazione e anche da, come dire, dall'introduzione di nuovi elementi storici sulla base di un'opera teatrale. Per cui, e chiudo, non è un saggio tout court, è una enorme chiacchierata, è una cosa discorsiva, è come sedersi al camino e ascoltare un anziano ormai con i capelli bianchi che racconta una storia antica. E mi piace anche l'idea che il passaggio della conoscenza da chi è più vecchio a chi è più giovane avvenga in questo modo molto discorsivo, come si faceva una volta e che oggi purtroppo non si fa più. Questo è quanto. Sergio, sono senza parole. Le uniche che mi vengono sono quelle di consigliare di acquistarsi il libro e quindi ne ricordo il titolo, che è Da Zero a Mille o della memoria dannata di Pisa, pubblicato da Campano Edizioni da pochissimo. Sono 244 pagine per soli 18 euro, quindi una spesa decisamente alla portata di quasi tutti. E ritroverete in maniera più, come dire, più Organica. organica e cronologica le vicende di questa città che tutti amano, tutti conoscono, ma nessuno lo fa davvero, lo sa davvero, no? Vero, vero. Tutti vengono a Pisa poi per vedere la torre, fanno un selfie e se ne vanno e nessuno, noi pisani per primi, dà al mondo l'opportunità di conoscere 3 millenni di storia. E questa è una cosa, per me, per il mio amore per la storia e anche per questa città, inaccettabile. Lo so, è davvero una cosa che va affrontata e risolta prima o poi, e io spero anche con il contributo che tu stai dando con questo lavoro potrà avvenire, potrà avvenire. Ti Vediamo, ringrazio speriamo. tantissimo di aver accettato il nostro invito, ricordo a tutti i videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org. E arrivederci alla prossima video presentazione. Grazie. Grazie a tutti, buone cose.